Grande evento questa sera all'Armando Picchi di Livorno, una grande partita di solidarietà per memorial di Piermario Morosini, la speranza in un ricordo. Si sfideranno la nazionale cantanti contro la nazionale arbitri. Da Maurizio Zini e Telecentro andiamo a vedere. L'idolo calcistico di Livorno torna in campo per la solidarietà. Igor, non potevi mancare. Vabbè, la serata è speciale, siamo qui per ricordare un nostro amico e purtroppo nessuno ce lo riporterà indietro, però cercheremo di fare qualcosa quantomeno per chi è rimasto. Il tuo impegno per un grande cuore qui a Livorno? Vabbè, ma per me è una gioia poter rispondere a questi inviti, anche perché è una delle eredità che mi ha lasciato il calcio e per me è veramente un onore poter partecipare a queste manifestazioni. La trasmissione Amici di Maria De Filippi, Cassandra De Rosa e Manuel Aspiti. Ti abbiamo visto che ti sei esibito poc'anzi. Esatto, sì, ho cantato due canzoni, uno il mio nuovo singolo e un'altra cover di Adele. Un grande successo di solidarietà qui a Livorno. Assolutamente sì, e io, come ho detto prima, è importante riuscire a fare della beneficenza fatta bene e che eventi come questi dovrebbero essere fatti con molta più frequenza, anche perché è importante poter aiutare chi realmente ne ha bisogno. Cassandra, un grande evento, sì. Soprattutto per ricordare purtroppo un grande uomo che era Piermario Morosini. Morosini, sì, infatti io quando ho appreso la notizia ci sono rimasta veramente tanto male, nonostante che magari il calcio non lo possa seguire chissà quanto, però comunque è un mio coetaneo, è una persona che comunque aveva sogni e tanta vita davanti, e quindi è un dispiacere. Per me stasera è un onore essere qua a sostenere in questa serata anche, insomma, la musica e insieme appunto al ricordo di Morosini. Progetti futuri? Ci sono un disco, poi adesso il tour estivo e poi insomma chissà quello che verrà, perché appunto non si può mai sapere, non voglio fare molti progetti e preferisco vivere alla giornata e comunque sicuramente tanta solidarietà, e lo dovrebbero fare veramente tutti, perché penso sia una delle cose che appunto potrebbe accomunare tutti. E quindi da Amici a Livorno un nostro ciao! Sandro Giacobbe, mister della Nazionale Cantanti, un grande impegno quando si parla di solidarietà, sempre presenti. Beh, sono oramai 31 anni di grandi impegni, di grandi eventi e di tantissime partite che abbiamo dato il nostro contributo, che è quello di essere sempre presenti e di fare il massimo per tutte quelle iniziative e quei progetti per i quali noi scendiamo in campo ogni volta con un entusiasmo grandissimo. Un entusiasmo che soprattutto è anche carattere sportivo, e che te la vivi la partita? Beh, sai, a parte che ho sempre giocato, quindi è una sofferenza doppia stare in panchina, perché magari ti verrebbe voglia di correre e di giocare. E poi niente, chiaro che come poi inizia la partita subentra anche l'agonismo, subentra la voglia di vincere, come fa parte un po' del carattere di ognuno di noi, quindi si vive, ma si vive con sempre con quel savoir-faire che poi ci deve contraddistinguere, perché non è tutto vincere la partita. Abbiamo già vinto stasera a Livorno vedendo tante persone che ci sono vicine e che amano iniziative di questo genere. Il rinnovamento di questa nazionale la tiene sempre viva, tanti giovani in campo, ma non solo. Beh, era normale che prima o poi accadesse, perché personaggi come Morandi, come Mogol, come Mingardi, Fogli, io stesso che mi sono ritagliato questo ruolo oramai da 10 anni da allenatore, quindi insomma un rinnovamento, e fortunatamente troviamo giovani come Casillo che è appena arrivato, come Sonora, come Beccucci, come ad esempio stasera c'è anche, poi entrerà Gerardo che ha appena vinto Amici, quindi voglio dire c'è un rinnovamento, ma proprio perché questa Nazionale Cantanti deve continuare in quella iniziativa nata 31 anni fa per nome di Giulio Mogol, e che credo sia molto felice vedere che tutti i suoi sforzi continuano a dare dei frutti e delle cose così belle a chi organizza le partite. E qui da Telecentro 2 possiamo dire si può dare di più. Sempre, sempre, non si dà mai abbastanza. Una voce storica della Rai è Carlo Onesti, un grande ricordo di Piermario Morosini, hai fatto commuovere tutti.
Beh, questo mi fa piacere, però è stato veramente spontaneo, sincero, perché come ho detto, gioia e sincerità sono le due cose che mi vengono in mente. La gioia con la quale, la gioia di fare sport, aveva superato tutti i travagli della sua infanzia, le perdite che aveva avuto, e la semplicità che lui ha conservato anche entrando nel calcio professionistico, nel calcio business, come era capitato a un altro personaggio a me molto caro, che era Gaetano Scirea. Quindi mi piace ricordarlo così, una grande gioia da parte sua nel giocare a pallone, ma rimanendo semplice. Un grande uomo, hai detto, che non si è scordato da dove veniva. Esatto, ed è un peccato che certe storie di certi personaggi vengano fuori soltanto quando non ci sono più. Questo purtroppo è una carenza anche nostra, è una carenza del mondo, dell'universo mediatico. Ma chissà che queste cose, io sono credente, cristianamente abbiano un significato, il fatto che una persona se ne va proprio perché deve lasciare una traccia che venga seguita dai giovani. Magari se avesse vissuto tutta la vita, e certo questo non è di consolazione per la fidanzata e per gli amici, non sarebbe stato conosciuto da nessuno dal punto di vista umano. E invece lasciandoci così l'abbiamo conosciuto per un aspetto che rimarrà un grande esempio per tutti noi e soprattutto per i giovani. Paolo Conticini è un grande artista, un grande attore, però a questo punto sei anche ad honorem un membro di questa nazionale cantanti. Sì, ma hanno invitato a giocare con loro e quando si tratta di giocare, e poi anche per delle cause buonissime, quindi ho sposato appieno questa richiesta e siamo qua. Siamo qua ricordando un grande giocatore che purtroppo ci ha lasciato, a lui è dedicato questo memorial. Un saluto anche a tutti i nostri concittadini emiliani, quindi diciamo che la solidarietà è sempre al primo posto anche per te. Beh, assolutamente sì, poi speriamo insomma di divertire il pubblico che è a corso abbastanza numeroso e cercando di regalare un sorriso a un po' di sofferenza che c'è in questo periodo, insomma. Però bisogna sorridere, bisogna andare avanti. Gerardo ha vinto Amici edizione 2012, ma ha vinto soprattutto perché hai un grande cuore, ti abbiamo visto in campo per questa nobile causa. Sì, purtroppo era tanto che non giocavo. Era più di un anno e sono senza fiato, quindi io facevo fatica dopo i primi scatti, però mi è piaciuto partecipare perché sono occasioni importanti, fatte per giusta causa, e si potrebbe fare anche molto di più, bisogna farle, è giusto fare queste è giusto fare queste... Le abbiamo preso proprio al volo, eh? È giusto prendere queste iniziative. Hai vinto un'importante trasmissione, quali sono i tuoi programmi futuri? Ma quello lì è un po' come un trampolino di lancio, comunque tutto inizia adesso. Io con tutta la mia forza, l'unica cosa che so fare è scrivere canzoni. E quindi è tutto quello che penso di poter fare, io voglio fare questo mestiere, quindi adesso spero vada tutto bene, dipende solo da me. Enrico Ruggeri, il capitano della nazionale cantanti, sempre in prima linea e sempre con un grande cuore, Enrico. Beh sì, non è la prima volta che veniamo a Livorno, è una grande città simpatica, una città di artisti, di registi, di presidenti, però insomma è una città che ha ben presente qual è la sensibilità verso i più deboli, una città che si è sempre presa cura dei più deboli. E quindi in più naturalmente c'è questa tragica ricorrenza, concomitanza, e quindi insomma ci sono due cose che sono molto intense, sono due sensazioni forti, naturalmente dolorose, ma molto, molto interessanti. Poi c'è la partita che in questo momento ci vede soccombere, ma vediamo il secondo tempo. Bello come quello. Alex Britti, numero 8 in campo. Insomma, un grande impegno per questi nobili obiettivi. Ma sì, un grande impegno, ma è sempre un impegno divertente, quindi si fa sempre, oltre che la causa nobile, si fa anche per divertimento. A parte il fiatone, però insomma, è una partita con gli amici alla fine.
Ma insomma, ti ho visto anche qualche sguardo un po' così con gli avversari, no, perché sono arbitri. No, un po' no, di cattiveria agonistica. No, ma che cattiveria, assolutamente. Si sta, anzi, tutti quelli che ci gioco, che mi ci scontro, diciamo, tra virgolette, si scherza e si sta in santa pace, devo dire, anche più del solito stasera. Stasera ricordiamo un grande giocatore che purtroppo ci ha lasciato, come vedi le tribune sono molto molto attente in confronto a tutte le altre partite che abbiamo partecipato. E si sente anche in campo, devo dire, c'è molta onestà, c'è molta tranquillità e serenità. È una partita un po' diversa per voi cantanti oggi? Ma sono sempre diverse per fortuna le partite, prima perché siamo una nazionale che cambia spesso, perché poi dobbiamo insomma ottemperare ognuno i propri i concerti, promozioni, quindi la squadra è sempre diversa, l'atmosfera è sempre diversa, dipende un po' dall'avversario, dal clima che si crea. Io personalmente preferisco le partite quelle un po' più meno agonistiche, più spiritose, quelle un po' più tranquille. I programmi futuri di Alex Britti? Ma ora sono in studio a preparare il disco nuovo che uscirà all'inizio del prossimo anno e contemporaneamente sto suonando un po' in giro con un sestetto jazz, io e Stefano Di Battista, e faremo solo festival jazz in giro per l'Italia, ma poche cose perché poi ognuno è impegnato con la sua attività prioritaria. Festival jazz importante a Roma? Importante a Roma, il 2 agosto siamo alla Cave, all'Auditorium di Roma, e poi siamo anche altrove, ora un po' il fiatone, un po' la memoria, non ricordo il calendario, però ricordo il 2 agosto a Roma perché è la mia città. Presidente Nicchi, la sua squadra alla fine del primo tempo sta battendo la nazionale cantanti, a parte il risultato è la vittoria di tanta gente per ricordare un grande giocatore. Esattamente così, sono ragazzi, la nostra è una squadra che non ha fatto neanche un allenamento insieme, ma sapevamo che erano preparati atleticamente, sono ragazzi ormai di una, diciamo così, dinamicità come i calciatori. Chiaramente ci stiamo divertendo, c'è molta correttezza, ma non importa il risultato della partita, importa il risultato della serata, che credo che sia sotto gli occhi di tutti, che è stato un evento veramente di cuore. Noi siamo orgogliosi e contenti e speriamo di continuare a fare anche del bene, continuare a fare oltre che dello sport professionistico e dilettantistico che la domenica innamora tutti, anche della beneficenza che non guasta mai. Non guasta mai la beneficenza, presidente, però due parole su questo momento che sta passando il calcio italiano. Il calcio significa soprattutto sport, benessere e salute, ma ogni tanto qualche pecca c'è. Sì, sinceramente non è un bel momento. Ora speriamo che l'europeo ci ridia un po' di sprint, perché insomma non ci aspettano giorni facili, perché da quello che si sente in giro la crisi anche dal punto di vista del supporto economico si farà sentire, e noi come categoria e come componente federale continueremo a fare il nostro dovere, il nostro lavoro, che è di qualità, che è di passione, ma anche di trasparenza e di terzietà. La classe arbitrale italiana di oggi voi vedete che è limpida e trasparente, ed è una classe arbitrale che, ripeto, anche fuori dal campo si fa onore. Io di questo ne vado fiero e credo che il lavoro che stiamo portando avanti incominci a dare i propri frutti. Paolo Mengoli, oltre 400 partite, siamo sempre insieme ormai sui campi di tutta Italia, però l'impegno è soprattutto un grande divertimento per questa causa, ricordando un grande giocatore. Ma io lo ricordo bene perché, essendo di Bologna, Moro è venuto a giocare anche un anno a Bologna, per poco però è rimasto e si era già inserito molto bene anche nella squadra del mio cuore. Tutti li vedono molto bene, la gente anche l'ha sempre applaudito anche nei momenti più difficili. Questa serata è una serata che non dimenticheremo mai, perché il pubblico di Livorno ha risposto ancora una volta con grande grande affetto, con grande semplicità, ma è qui per ricordare il loro amore calcistico, che è Morosini. Il futuro di Paolo Mengoli, insomma, sei sempre un numero uno, ho detto 400 partite, hai sempre comunque una voglia di essere presente, questo è importante. Ma, essendo uno dei soci fondatori della squadra, dobbiamo dare anche un buon esempio a questi ragazzi giovani che entrano, tipo Casillo, tipo Isonora, tipo
questo ragazzo di Amici, Gerardo. Dobbiamo far sì che loro si innamorino di questa iniziativa, perché quando abbiamo iniziato noi eravamo come loro, e arrivare a devolvere a tutt'oggi quasi 70 milioni, 75 milioni di euro, credo che bisogna che questi ragazzi imparino ad amare questa squadra, e la squadra si può solo amare giocando e vedendo tanta gente che viene a vederli, e affinché si possano realizzare quei progetti che ci prefiggiamo prima di ogni partita. Un grande cuore, Paolo Mengoli. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao, grazie. E un ricordo ancora per Moro. Non dimenticatelo anche nei prossimi anni, perché queste cose succede che poi prima o poi vadano a scemare. Mi piacerebbe che ogni anno ci fosse un evento che lo ricordasse, perché se lo meritava. Standing ovation per Marco Masini. Sanno che sei un uomo di cuore e tutta Livorno ti ha dato un grande omaggio e ricordo di Pier Mario Morosini. Sì, per noi è un onore grandissimo essere qui e vedere questa gente sugli spalti che ci accompagna in ogni azione, e la nostra presenza è doverosa perché è un ricordo così importante, un ragazzo così, e per noi poter segnare una data come quella di oggi è una gratificazione immensa. Chissà che non possa venire anche un'ispirazione a tutti voi per fare una canzone, qualcosa, non lo so. Ora, l'ispirazione arriva quando il respiro è leggermente meno affannato. Stasera ci siamo divertiti, stiamo giocando contro gli arbitri che ovviamente sono più allenati di noi. Noi siamo allenati un po' più a tavola e sul pianoforte, però comunque il risultato è abbastanza giusto, ancora ci giochiamo la partita, quindi grazie a tutti, davvero. Grazie. Sere Rock. Mio caro Blue Rock Show. Qui a Livorno per la solidarietà. Assolutamente sì, anche noi non potevamo mancare, insomma abbiamo portato le nostre telecamere qui per catturare delle immagini belle, assolutamente belle, di gente che sorride, gente che è qua per una causa importante, insomma ricordare un personaggio importante. E poi insomma c'è un sacco di cantanti, a noi piacciono, a noi piace questo mondo, riproporremo sicuramente queste immagini al Blue Rock Show. Siete impegnati in questo momento, possiamo dire in tournée? Sì, possiamo dire di sì, siamo in giro con, vabbè, a parte con tantissimi cantanti e artisti, anche con il Sonora, siamo stati con questa ditta fantastica di Pisa che si chiama Lavinia Events e che appunto realizza gli showcase, organizza gli showcase all'interno dei centri commerciali che ci sono in giro per Italia per promuovere la musica assolutamente italiana, la musica quella vera. E quindi tutti i ragazzi che sono usciti da Amici, il Sonora, Arisa, Dolce Nera, insomma tutti personaggi importanti. Io sono lì, sono sul palco a presentare questi grandi artisti ed è veramente divertente. Stasera li ritrovo tutti qua ed è bello. È bello essere tanti per questo ricordo di Pier Mario Morosini insieme a tutto il pubblico di Livorno. Assolutamente sì, quindi insomma essere qui vuol dire continuare questa giornata, proporla anche alle persone che non sono potute venire, quindi fate bene voi con la vostra TV, assolutamente. So che è un impegno notevole perché comunque siete qua a lavorare da tutto il giorno con il sole, con il caldo, adesso con la sera, però fate davvero bene, quindi complimenti a te e ai tuoi operatori. Radio ufficiale di questa manifestazione non poteva che essere Radio Bruno Toscana. Sono con me Alessio e Andrea, una grande radio per una grande manifestazione. Certamente, si sposa sempre le grandi manifestazioni, dove c'è spettacolo c'è Radio Bruno. Andrea, è da oggi pomeriggio che siete venuti qua, avete fatto già la nazionale cantanti a Spezia con Marcello Lippi, a Lucca contro Striscia la Notizia, insomma anche voi sempre operativi. Sempre, sempre, sempre in auge in tutta la Toscana e non solo, ecco la forza della nostra radio di essere sempre presente sul territorio. Soprattutto quando si parla di solidarietà. Certo, quello non manca mai. A Telecentro 2 il fotografo De Vippe, stiamo parlando chiaramente di Marco Vanni di Pontedera, come sempre anche te quando c'è da fare solidarietà sempre numero uno. Sempre avanti, sempre con la solidarietà, sempre puntuali perché è importante e fondamentale. Oltremodo sei amico di tanti VIP, raccontaci più qualcosa.
conosco qualcuno, come tutti, dai, lavoriamo e niente, è un piacere, ci sono delle persone veramente splendide col quale è un piacere lavorare, altre se la tirano un po' di più, però è il nostro lavoro, l'importante è andare avanti. Ha vinto Sanremo Giovani, ma anche il commentatore Carlo Onesti ha detto Alessandro Casillo, anche Piediboni, un grande giocatore. Grazie, grazie mille, sono molto contento. Sei proprio un idolo delle nuove generazioni, io è la terza volta che sono vicino a Nazionale Cantanti, insomma ti meriti questo e altro, un ragazzo acqua e sapone, molto giovane e comunque vicino quando c'è la solidarietà. Sì, sì, certo. È la cosa più importante, queste partite si fanno per questo, poi è logico, noi scendiamo in campo, ci divertiamo, però è tutto per beneficenza, la solidarietà, quindi questa è la cosa più importante. Unisonora e gli altri, siete un po' la nuova generazione di questa Nazionale dei Cantanti, un grande pilastro, un grande futuro, visto anche i vostri piedi buoni. No, no, dai, ci divertiamo, poi siamo tutti molto amici, quindi è tutto molto bello, molto divertente. E poi dove te rimani in Toscana e che poi domani sera abbiamo intervistato anche il direttore artistico di Pontedera, Marco Vanni, insomma avrai questo grande concerto in una città importante della Toscana. Esatto, sì, domani farò un concerto vicino Pisa e ho già fatto due mini live e sono molto contento, mi diverto molto, vengono molte persone a sostenermi e sono molto molto contento. Oltre alla solidarietà, oggi si ricorda purtroppo un giocatore che qui a Livorno è stato un idolo, ma non solo a Livorno, per Mario Morosini. Su questo accaduto non si trovano parole adatte, è stata una disgrazia e non so cosa dire. Il futuro prossimo di Alessandro Casillo? Spero di continuare con questa carriera, sono solo all'inizio, spero vada avanti, è molto difficile, io ci spero, però ho già fatto tante cose belle, sono contento. E per questo memoria non potevano mancare i compagni di squadra di Pier Mario. Dionisi, purtroppo Pier Mario non c'è più, però il numero 25 è sempre in campo. Sì, devo dire che lui ci ha lasciato tanto e lo ricordiamo veramente di cuore, perché era un ragazzo fantastico e era entrato nei cuori di tutti e questo è solo il minimo che possiamo fare per lui. Il pubblico di Livorno ha risposto come sempre con grande affetto, ma anche tanti artisti, tanti personaggi in nome di Pier Mario. Sì, sicuramente è una cosa che fa molto piacere, perché è una cosa importante, è una dimostrazione in più che i livornesi tengono parecchio a queste cose, l'hanno dimostrato anche stasera e siamo contenti di questo. E termina qui questo speciale dedicato a un grande uomo, un grande giocatore, ricordiamo questo nome, per Mario Morosini, giocatore del Livorno. Due grandi squadre hanno pareggiato qua al Picchi, 5-5, Nazionale Cantanti e Nazionale degli Arbitri Italiani. Non poteva che finire così. Da Maurizio Zini, Alberto Serra, dietro il video wall, sono Si può dare di più, tutti i giocatori della Nazionale Cantanti ci fanno ascoltare l'inno ufficiale, una grande produzione di Telecentro 2, state sempre con noi, ciao, alla prossima!